Un'attrice, un attore, un artista è una cosa molto difficile da definire. Non so, qualcuno prima di me l'ha detto, sono degli egoisti, degli egocentrici, un po' esibizionisti, però guai se non ci fossero gli attori. Perché danno tanta commozione, comunicano tanta commozione. Perché gira così pochi film in Italia in questo periodo? Perché quelli che mi offrono non mi piacciono per niente. E siccome ne ho fatti già abbastanza di brutti negli ultimi anni, non ne voglio fare più. Quando ha avuto la sensazione di diventare veramente, che sarebbe potuta diventare veramente un'attrice? Ma io non so nemmeno se la sono un'attrice, sa? Perché cosa vuol dire essere un'attrice? Io una sera sono in un modo e una sera in un'altra. Un'attrice dovrebbe essere tutte le sere uguali. Ma io non so giudicarmi, confesso francamente, non, se mi chiedessero di dare un'opinione su me stessa non la so dare. La lascio dare agli altri, è meglio. Che cosa la indispone maggiormente nella vita, nei rapporti umani? Questo l'ho detto 2000 volte, l'ipocrisia. E in se stessa? In me stessa. C'è dei giorni che non mi posso vedere, dei giorni che mi sono tanto simpatica, dunque non lo so. Ma quale crede che sia il pregio di Anna Magnani, donna, non attrice? Ah, donna, io credo di avere dei pregi, adesso mi faccio un po' di complimenti. Sono profondamente umana e anche se non si vede, sento di avere molta poesia dentro, sono molto leale, molto. Basta, no? Pare che basti. La offendono i giudizi duri che si possono dare qualche volta su di lei? Su di me come attrice o come donna? E come attrice e come donna. Come donna m'offendono, come attrice no, che ognuno ha diritto di giudicare come crede. Qual è l'insegnamento maggiore che crede di avere avuto dalla vita? Tanti insegnamenti dalla vita che non se ne può dire uno. Il coraggio. E dalla vita di attrice quale insegnamento? Non lo so. Insegnamento, io direi più un gusto, di un'ambizione di essere amata da tanta gente, molto bello come sensazione.